È vero che nulla è impossibile, ma il secondo posto è lontano 11 punti e ce ne sono ancora 12 a disposizione. Primo passo, vincere in casa contro la Juventus. Dal campo centrale del centro sportivo Vismara, Puma House of Football, un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Comincia! E dunque parte Milan-Juventus con la Juve subito a spingere, pallone in area, colpo di testa, attenzione la Juve in vantaggio dopo 11 secondi, segna la Juventus, 11 secondi e la Juventus è in vantaggio. Gunnar Zottir riconquista bene adesso il Milan con Cristi Grimcio, possiamo ripartire, l'azione è potenzialmente letale, bene Grimcio nel saltare il diretto avversario, ancora Cristi conduce, l'apertura perfetta per Martina Piemonte, il tocco sotto, leggermente ruvido, solo profumo di gol. Errore di Fusetti, può puntare la porta Caruso. Pallone sul secondo, troppo avanti Cantore, ma arriva la conclusione di Lenzini e arriva il raddoppio della Juventus al 44esimo minuto. Nilden per Romagnon. Toma per Piemonte, entra in area di rigore, arriva il gol del Milan. Accorcia le distanze Martina Piemonte al 51esimo minuto e raggiunge quota 12, miglior stagione realizzativa in Serie A in carriera per Martina Piemonte. Bergamaschi sulla destra, pallone interessante e arriva il pareggio incredibile del Milan, ancora Valeri Vigilucci, sesto gol in campionato, quarto gol consecutivo, l'assist di Bergamaschi in due minuti, la ribalta il Milan, o meglio 0-2, 2-2 il Milan. Secondo terzo di gara è volato, aspetta un primo terzo un po' noioso, Nilsson tutta sola e trova il gol la Juventus con la doppietta di Nilsson, Milan 2 Juventus 3. Trighe tocca per Omegnone, il pallone resta buono sulla linea, il pareggio del Milan e arriva il primo gol con la maglia rossonera per Chante Dompig, lo abbiamo detto pochi istanti fa, il suo avvio è stato positivo con la maglia del Milan e il suo sorriso è bello quanto questo 3-3 signori. Ha guadagnato lei la punizione e poi Noyen con l'assist in mezzo a due è riuscita Dompig con astuzia, furbizia, fisico. Giuliani con le mani. Milan-Juventus dunque 3-3 per effetto delle reti messe a segno da Nilsson, Lenzini nel primo tempo, la risposta di Piemonte Vigilucci per il parziale 2-2, poi ancora Nilsson a mettere la testa avanti per la Juventus e chiude il risultato, il 3-3 firmato da Dompig, primo gol con la maglia del Milan. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.